Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri alla Lara, tanti auguri a me. Outfit per andare a scuola. Bravo, bravo, bravo. Abbiamo la torta che aspetta solo di essere portata a scuola. Oggi. Yes, sì. Qui abbiamo invece succhi di frutta e merendine, ma in realtà ne manca una, e una scatola di merendine da portare a scuola. Noi qua dentro invece adesso inizieremo a sistemare, queste stanno così perché ieri ho lavato ovviamente per terra, quindi ho tirato su. Io non so niente, quindi appena ritornerò a casa. Sorpresa! Esatto! Buon compleanno Lara! Mi ha fatto ridere! Qua dentro ci stanno tutti i succhi di frutta, tutte le cose. E questa è la signora! Ci sta questa lolla che è storta. Wow! La metto dritta. Vabbè, non ti preoccupare, si accascia. Vabbè, si affloscia, non importa. Mamma mia, sarei la più figa, che fissa. Ciao amore. Ciao patata. Ancora auguri, ci vediamo dopo. Oh, devo chiudere la porta. Ciao patata. Ciao tesori, buongiorno e benvenuto in un nuovo video. E adesso inizia l'operazione trasformazione casa per la festa di Lara. La festa è tema Hawaii. Tutto tiki. Let's go. Stiamo iniziando a montare cose e io adesso monterò qui una cosa qua affinché i bambini non possano andare sopra, soprattutto il cucciolo. Ok, aggiornamento. Zoe l'abbiamo messa qua dentro e qui le cose vanno bene. Qua stiamo attaccando tutte le cose tiki. Qua ci sono altre cose tiki. Sei bellissimo, ti giuro. Qua abbiamo attaccato questo. Questi sono un po' di palloncini che metteremo. E qua sono palme giganti, delfini. Questo lo metteremo ogni bambino che verrà. Insomma, bello. E adesso qua ci metto la scritta LOL che sto componendo io qua sopra. Ho la Nini sopra che dorme, ma qua inizia proprio a prendere tutto forma. Ed è sempre più bello, sempre meglio sta avvenendo. Mamma mia, sono troppo fiera. Che poi, essendo a tema tiki, no? E tema hawaiano, dietro ci stanno i tartarughe. Per coprire il filtro ho messo quelle cose, così non si vedono. E questo invece per farlo tenere su non vi dico. Qua sopra ci ho messo lui. Qua un attimo ho messo tutte le cose perché non abbiamo ancora finito. E qua sono rimasti così questi. E dato che adesso c'è il cucciolo, abbiamo messo questo. Sì, c'ho il secchio perché stavo lavando per terra. E ho messo questo, così non possono dare fastidio al cucciolo, perché ci saranno 3-4 bambini della classe di Lara e che oltretutto vivono nel nostro stesso palazzo e che scendono per appunto festeggiare con Lara. E ok, così non c'è pericolo che insomma vadano da Thor e lo possano innervosire in qualche modo, e così insomma siamo tranquilli. Tanto loro così. Ah, oltretutto la genialata è che loro hanno tutta quest'ala di casa per loro, con tutte le porte aperte, quindi il letto, tutto quanto, e in più hanno anche l'altro giardino, il terzo giardino, più quello con le Monello. Hanno in più non solo il terzo giardino, quello che abbiamo dalla parte della camera da letto, ma anche quello dove si scende per le scale, perché sono proprio chiusi da quella parte. Quindi hanno giardino, ciotole, acqua, tutto quanto, e mezza casa. E quest'altra ala della casa invece è tutta nostra, quindi giardino qua davanti, più appunto salone e cucina. Poi se vabbè gli ospiti dovranno andare un attimo in bagno, vabbè, usano magari questo qui che sta più vicino, così si infilano un attimo e vanno. Però in generale insomma non c'è problema, anche se penso che il cucciolo sarà l'unico che prenderemo. Sta già piangendo. Ok tesori, Lara sta arrivando, siamo quasi tutti pronti. Adesso metto questi fiori finti sul divano, sono solo da sistemare, però sono un po' di corsa perché alla fine è volato il tempo, perché nel frattempo mi sono truccata, abbiamo vestito la Ninni e abbiamo sistemato anche fuori ovviamente qui.
Olle, che è stupendo, poi lì c'è il gazebo tutto a posto. E queste sono altre decorazioni, porca locola. Una la metto qua. Ecco, così non c'è millimetro quadrato di questa casa che non sia decorata. Ovviamente accoglierò... Aspettate, aiuto, mi sono in castretta. Amore, ma io sto qua. Cioè, sembra che lo stiamo abbandonando. Sto qua, sono qua. È per la loro sicurezza che li abbiamo messi lì, perché ci sono dei bimbi che non sono nemmeno abituati ai cani. Comunque, ho la ghirlanda. Adesso avrò la ghirlanda anche per Lara. E non vedo l'ora che veda questo, perché entrando si vede proprio questo, il tavolo Tiki. Oddio, spero davvero che gli piacerà. Sono molto emozionata, molto molto emozionata. Devo fare qualcosa per questo cuccio, perché Caio e Ash sono abituati. Lui invece sta ancora, cioè ovviamente lo stiamo addestrando adesso, quindi ovviamente devo togliere il mocio qua dietro. E mi sono fatta il trucco, non so se vedete, degli stessi colori comunque delle ghirlande, blu, viola e rosa. Anche se dalla telecamera si nota più il rosa e basta. Comunque, e i miei capelli ovviamente sono blu. Me li sono fatti blu proprio per questo, perché sapevo che sarei stata in tema. E... oh no, anche tu vuoi venire? Vieni. Aspettate che prendo la Nini in braccio. Aspettate, eh. Ho le due ghirlande pronte, una per Papi, una per Lara. Da notare che anche lei ha il vestitino. La sorellina compie 7 anni. Adesso metto in mezzo alla stanza tutti i palloncini, quindi sarà... bellissimo, sì, devo rifare il divano. Un attimo, una cosa per volta, so fare 300 cose. Mamma mia, che bello. Ma io lo lascio così, io giuro che lo lascio così, è troppo bello. Lo posso lasciare come... cioè, lo posso lasciare per sempre così. Anni avresti avuto una figlia meravigliosa, una seconda figlia meravigliosa, casa tua, i tuoi cani, le tue cose, vi giuro non ci avrei mai creduto. Quindi oggi festeggiamo, non possiamo fare un grande party, ovviamente non ci saranno chissà quante persone, roba varia, perché non si può, però la cosa importante per noi è il mood, nel senso è la nostra anima. Noi festeggiamo per noi stessi, festeggiamo perché è bella la vita, festeggiamo perché un anno in più della mia piccola è magnifico. E quindi ti dia l'ok alle feste, yeah. Che poi guardate che bello. Hey. Ciao. Bye. 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 Bye.